Ci siamo. Ok. Dovremmo esserci. Giustiamo. Dimmi che risposta sì. Oddio. Ok. Ah, ok. Ok. Buongiorno a tutti, scusatemi, erano delle prove un po' tecniche, ci vedi, non ci vedi, partiamo, non partiamo, ok? Ma adesso dovremmo essere tutto dovrebbe essere a posto. Benvenuti alla lezione del venerdì ormai di You Report on the Move, io sono sempre Patti, Patrizia, siamo qua per, sono felice anzi di essere qua per la nostra consueta lezione di Vinyasa del venerdì, spero che le altre volte sia stato per voi divertente. Iniziamo anche oggi con una pratica appunto di yoga, in questo caso di Vinyasa Yoga. Come sempre vi chiedo per piacere di respirare con il naso, di rimanere focalizzati in voi stessi, di ascoltarvi, ascoltare il vostro corpo, ascoltare la mia voce che vi guida, ma soprattutto di ascoltarvi da dentro, perché questa deve essere la vostra pratica. Io vi guido, ma lasciatevi fluire in modo da creare insieme una pratica. Tutto quello che non riuscite a fare non ha importanza, quello che non viene oggi verrà domani. Io do delle alternative per tutti. Quando do magari delle alternative, o comunque quando l'asana che vi proporrò è per voi magari un po' difficile, non vi viene, non importa. Fate la versione più facile, modificatela. C'è spazio e c'è modo per tutti. L'importante, come sempre, è divertirvi. Cominciamo questa volta in piedi, da subito, nei saluti al sole. Ci portiamo bene all'inizio del tappetino, uniamo i piedi, manteniamo la schiena dritta, attiviamo bene le cosce in modo da sollevare le rotule, le braccia sono lungo i fianchi, le spalle sono basse e le scapole piatte si avvicinano tra di loro in modo tale che il petto si possa espandere. Chiudi gli occhi e comincia lentamente a respirare. Respira portando la consapevolezza al tuo respiro. Senti la cassa toracica che si espande, senti i movimenti delle costole, lo spazio che si crea tra una costa e l'altra ogni volta che inspiri, e lo stesso spazio che va a diminuire con l'espiro. Entra in modo stabile ma rilassato in questa posizione, che è una vera e propria asana. Hai i piedi che si radicano a terra, la muscolatura che si sciame morbida. Si distende anche la muscolatura del viso, del cuoio capelluto. La colonna si allunga, la testa si avvicina lentamente al soffitto, anche soltanto come un'idea. Devi immaginare di radicarti nella terra, a sollevarti verso l'alto. Senti il calore nei palmi delle mani, nella zona dell'ombelico, al centro del petto. Con l'inspiro portiamo le mani in preghiera davanti al petto.
e cantiamo per 3 volte il mantra Om. Piega le ginocchia, inspiri, sollevi lo sguardo, espiri, un passo indietro e poi l'altro. Da qui fletti i gomiti, chaturanga, se bisogna porti le ginocchia a terra. Urdhva Mukha Svanasana, inspiri, Adho Mukha Svanasana, espiri e mantieni. Adho Mukha Svanasana per 5 respiri, lenti e profondi. E stai, 1, cosce forti, 2, braccia bene tese con i palmi delle mani bene a terra, 3, io controllo se stiamo andando, sì, 4, al 5 sguardo in mezzo alle mani, un lungo passo piede destro tra le mani, poi piede sinistro tra le mani, viso verso le gambe e inspirando, piedi sollevi e fiali lunghi verso l'alto. Espiri, samastiti, e riparti ancora. Inspiri, mani in alto, sguardo alle mani. Espiri, mani a terra, viso verso le gambe, ancora, se bisogna, piega le ginocchia. Inspiri, sollevi lo sguardo. Espiri, 2 passi, o chi vuole, piega le ginocchia e salta indietro. E ancora, chaturanga, se hai bisogno, ginocchia a terra. Urdhva Mukha Svanasana, inspiri. Adho Mukha Svanasana. Espiri e la mantieni ancora per 5 respiri lenti e profondi. 1, 2, stringi bene l'ombelico in dentro. 3, cerca di creare una lunga linea dal bacino fino alla testa. 4, al 5, sguardo in mezzo alle mani. Con 2 passi, o chi vuole, con un salto, piedi uniti tra le mani. Inspiri, schiena concava. Espiri, viso verso le gambe, inspirando, ti risollevi e ti allunghi. Espiri, samastiti, e riparti ancora, in, mani in alto, sguardo al mani. Espiri, mani a terra, viso verso le gambe, piega sempre le ginocchia se ne hai bisogno. Inspiri, sollevi lo sguardo, espiri, 2 passi o come prima, un salto indietro. Chaturanga, Urdhva Mukha, inspiri, Adho Mukha Svanasana. Espiri e la mantieni ancora. 1, 2, spingi forte l'ombelico in dentro, butta il coccige verso l'alto. 3, immagina di portare la sommità della testa a terra. 4, a 5, sguardo in mezzo alle mani, con 2 passi o un salto, piedi uniti tra le mani. Inspiri, schiena concava. Inspiri, viso verso le gambe, inspirando, tiri, sollevi e ti allunghi. Samastiti, iniziamo il secondo dei saluti al sole, il B. Inspiri, pieghi le ginocchia, Utkatasana, la sedia, sguardo le mani in alto. Espiri, parti le mani a terra, viso verso le gambe. Inspiri, sollevi lo sguardo, espiri, un salto o 2 passi indietro. Piega i gomiti, chaturanga. Urdhva Mukha Svanasana, inspiri, Adho Mukha Svanasana, espiri. Sollevi in alto la gamba destra, con un lungo slancio porti il piede destro tra le mani, il piede sinistro di taglio, inspirando affondi sulla gamba davanti e ti sollevi nel guerriero. Espiri, parti le mani a terra, fai scivolare indietro la gamba destra. E da qui ancora, chaturanga se bisogna, ginocchio a terra. Urdhva Mukha, inspiri, Adho Mukha, espiri.
Sollevinato la gamba di sinistra, con uno slancio parte il piede sinistro tra le mani. Il destro di taglio. Inspiri. Gira Padrasana 1. Espiri, porti le mani a terra, fai scivolare indietro la gamba di sinistra, ancora Chaturanga. Urdhva Mukha. Inspiri. Adho Mukha Svanasana. Espiri. E la mantieni ancora. Uno. Forti le cosce, tieni i palmi delle mani bene a terra. Due. Allungati bene. Tre. Quattro. Cinque. Porta lo sguardo in mezzo alle mani. Ancora, con due passi o un salto. Piedi uniti tra le mani. Inspiri, schiena concava. Inspiri, viso verso le gambe, inspirando piede alle ginocchia. Udkatasana, sguardo alle mani. Espiri, samastiti. E riparti. Inspiri, Udkatasana, sguardo alle mani in alto. Espiri, mani a terra, viso verso le gambe. Inspirando, sollevi lo sguardo. Espiri, due passi o un salto indietro. Chaturanga, ancora se hai bisogno, ginocchia a terra. Urdhva Mukha, inspiri. Adho Mukha Svanasana, espiri. Sollevi in alto la gamba destra, con un lungo passo porti il piede destro tra le mani, il sinistro di taglio. Inspiri, guerriero 1, sguardo le mani in alto. Espiri, porti le mani a terra. Fai scivolare indietro la gamba destra. Per chi vuole, questa volta la gamba destra rimane sollevata in alto con il piede puntato. Urdhva Mukha, in. Adho Mukha, espiri. Sollevi in alto il piede sinistro. Con un lungo passo, porti il piede sinistro tra le mani, il destro di taglio. Inspiri, guerriero 1. Espiri, porti le mani a terra, puoi scivolare indietro la gamba di sinistra, ancora se vuoi, tieni la gamba sollevata in alto. Chaturanga, Urdhva Mukha, inspiri. Adho Mukha Svanasana, espiri e la mantieni per 5 respiri lenti e profondi. 1, prova a mantenerla, vediamo se mi danno feedback che si vede. 3. 4. Sì, abbiamo già iniziato. 5. Sguardo in mezzo alle mani. Con un salto o due passi, piedi uniti tra le mani. Inspiri, schiena concava. Espiri, viso verso le gambe. Inspirando, pieghi le ginocchia. Udkatasana, sguardo le mani. Espiri, samastiti. L'ultimo. Inspiri, Udkatasana, sguardo le mani. Espiri, mani a terra, viso verso le gambe. Inspiri, sollevi lo sguardo. Espiri, un salto o due passi indietro. Chaturanga. Urdhva Mukha, inspiri. Adho Mukha Svanasana, espiri. Sollevi in alto la gamba destra, con uno slancio porti il piede destro tra le mani, sinistra di taglio. Inspiri, Virabhadrasana 1, sguardo le mani in alto. Espiri, porti le mani a terra. Fai scivolare indietro la gamba destra, se vuoi sempre sollevata, se no la porti subito a terra. E ancora Chaturanga. Urdhva Mukha, in. Adho Mukha, espiri. Sollevi in alto la gamba di sinistra, con uno slancio porti il piede sinistro tra le mani, il destro di taglio. Inspirando, ti sollevi in guerriero 1. Espiri, porti le mani a terra. Scivolare indietro la gamba di sinistra, ancora puntata in alto oppure a terra. Chaturanga. Urdhva Mukha, inspiri. Adho Mukha Svanasana, espiri. E la mantieni ancora. 1. 2. Tieni bene i piedi a terra, se bisogno piega le ginocchia. 3. Ma mantieni la colonna dritta. 4. 5, sguardo in mezzo alle mani, con un salto, piedi uniti tra le mani. Inspiri, schiena concava. Espiri, viso verso le gambe. Inspirando, pieghi le ginocchia. Utkatasana. Prova a mantenere Utkatasana con lo sguardo alle mani in alto. E stai. 1, spalle basse. 2, 3, palmi uniti.
4 se non ce la fai, in 3 ci le dita tranne gli indici. Al 5, espirando, porta le mani in preghiera al centro del petto. Espiri, affondi bene sulle gambe per entrare nella torsione della sedia. Ruota verso sì, verso destra. Mani in preghiera al centro del petto, porti lo sguardo verso l'alto. 1. 2. Cerca di mantenere le ginocchia sulla stessa linea. 3. 4. Al 5, inspiri, ritorni centrale, espirando, ruoti verso sinistra e ancora mantieni, 1, 2, spingi forte l'ombelico in dentro, 3, 4, al 5, espirando, porti le mani a terra, fai un passettino indietro con i tuoi piedi, pieghi leggermente le ginocchia e cerchi di portare le ginocchia in alto nelle ascelle, oppure se fosse complesso più della zona dei elettra più nella zona dei gomiti, sposti il peso in avanti, espiri, inspirando sollevi un piede o se riesci tutte e due da terra, punta bene i piedi verso l'alto, tieni l'ombelico in dentro, stai qualche respiro e poi da qui, chi riesce fa un salto indietro, chi non riesce appoggia i piedi a terra e poi uno dopo l'altro li porta sul pavimento. Inspiri, apri nel cane su, espiri, chiudi nel cane giù e la mantieni ancora, qualche respiro. Allungati bene, rilassati. Poi porta le ginocchia a terra, divarichi le gambe, unisci gli alluci, porti i glutei sui talloni, striscia in avanti con le mani, fronte a terra, ruota bene l'incavo dei gomiti verso l'alto e strizza l'ombelico in dentro e continui l'allungamento, continua a mantenere e stai. Recupera, io intanto bevo perché praticare e parlare è difficile. Poi comincia a fare anche caldo, perciò diventa ancora più indispensabile bere. Da balasana alla posizione del bambino, inspirando, ti sollevi, ritorni in quadrupedia, punti i piedi e ti sollevi nel cane giù. Allungati bene, porti il piede sinistro a 45 gradi, inspirando, sollevi in alto la gamba destra. Puoi rimanere qui, altrimenti chi riesce può provare a strisciare indietro con la mano sinistra. Piano piano prova a camminare fino ad arrivare ad afferrare il tuo piede, la tua caviglia, quello che puoi. E spingi bene il piede destro in alto, mantenendo la coscia attiva. E poi espirando riporti la mano sinistra a terra, fletti il ginocchio destro, con un lungo passo porti il piede destro tra le mani. Il piede sinistro rimane di taglio, spingi bene dal tallone, inspirando ti sollevi, elicotteri le braccia. Ed espirando, affondi sulla gamba destra. Scendi bene cercando di non chiudere il ginocchio destro all'interno. Mantieni lo sguardo alle dita della mano destra. Abbassa le spalle, avvicina le scapole. Respira. Mantieni l'ombelico spinto bene verso la colonna. Inspiri, espirando, affondi sulla gamba destra. Porti la mano destra a terra, all'interno del piede allunghi in alto il braccio di sinistra e comincia ad aprire il torace portando lo sguardo e la mano in alto. Puoi pensare di rimanere qui. Chi riesce piano piano fa scivolare dietro la schiena al braccio sinistro. Il braccio destro, se riesci, passa sotto la fascia destra e le due mani vanno ad agganciarsi. Se non riesci, cerca di avvicinare le mani per quello che puoi. Se riesci ad agganciarle, ruota bene indietro la spalla di sinistra e ruota lo sguardo verso l'alto. Peso su tutti e due i piedi. Poi porti lo sguardo a terra. Se riesci mantieni l'aggancio delle mani, spingi bene il piede destro a terra e strisci in avanti con il piede sinistro. Mantieni il peso sul piede sinistro, espiri e inspirando piano piano ti sollevi. Allungati. Raddrizzati per quello che puoi. Apri bene la gamba destra verso l'esterno. Gamba sinistra forte. Solo per chi riesce, non è indispensabile, distendi la gamba destra. E poi, anche ispirando, rifletti la gamba destra.
con controllo. Porti il piede destro a terra. Espirando, fai scivolare nuovamente indietro la gamba di sinistra. Sempre con il piede di taglio. Ancora apri il petto. Espirando, sciogli la posizione. Mani in preghiera al centro del petto. Sollevi il tallone sinistro e affondi. Apporti il ginocchio sinistro a terra per entrare nella posizione di Parivriti Anjana Yoga. Inspiri, espirando, ruota verso destra. Opponi il gomito, la spalla al ginocchio. Mani in preghiera al centro del petto. Rimani qui, chi vuole, distende la gamba posteriore e stai. Uno, ruota bene la spalla indietro. Due, tieni le anche allineate. Tre, quattro, cinque, espirando, porti entrambe le mani a terra. Fai scivolare indietro la gamba destra. Porti il piede destro di taglio. Il piede sinistro sta davanti a destro oppure sopra. Se questo è impossibile, appoggi il ginocchio destro a terra. Entra nella tavola laterale. Solleva in alto il braccio di sinistra. Allungati bene. Senti la forza fino nella punta delle dita della mano sinistra. Bacino, pancia attiva, ombelico forte. E poi espirando. Riparti la mano sinistra a terra, rientri nel cane giù, inspirando sollevi la gamba destra, flex il ginocchio, lo porti al petto e poi fai scivolare il ginocchio verso il gomito sinistro, distendi la gamba destra, tieni il piede di taglio a terra e inspirando sollevi in alto il braccio di sinistra, espirando sfiori la terra con il bacino, mentre la mano sinistra va sul fianco. Inspiri, sollevi. Espiri, scendi. Inspiri, ti sollevi. Espiri, scendi. L'ultimo. Inspiri, ti sollevi. Espirando, fai scivolare indietro la gamba destra. Riporti la mano sinistra a terra ed entri nel cane giù. Recupera un istante. Respira. Chi riesce può fare il vinyasa, chi non riesce può rimanere qui. Se rimani qui stai, chi fa il vinyasa, sovrappone le spalle e i polsi, flette i gomiti, chaturanga. Urva Mukha, inspiri. Abha Mukha Svanasana, espiri. Parti il piede destro di taglio a 45 gradi. Sollevi bene in alto la gamba di sinistra, forte, con il piede puntato. Se l'hai fatto prima, mantieni a terra la mano sinistra e cominci a scivolare indietro con la mano destra, fino ad andare ad afferrarti la caviglia o il polpaccio. Poi riporti la mano destra a terra, fletti la gamba sinistra con un lungo slancio, porti il piede sinistro tra le mani, il destro di taglio, inspirando ti sollevi, ed espirando, affondi sulla gamba sinistra e stai. Allunga bene le braccia. Porta lo sguardo al tuo dito medio della mano sinistra. Rilassa il collo. Apri bene il bacino. Affonda nella posizione del guerriero orgoglioso. Inspiri, espirando, affondi sulla gamba sinistra. Vajrakonasana. Porti la mano sinistra a terra all'interno del piede. E comincia a distendere verso l'alto il braccio destro. E poi se l'hai fatto prima, il braccio destro scivola bene indietro, oltre la schiena. E la mano sinistra, se puoi, passa sotto la coscia. Prova ad agganciare le mani da dietro se l'hai fatto anche prima. Se sei riuscito, ruota bene indietro la spalla destra e apri il petto. E poi da qui porti lo sguardo a terra. Avvicina un pochettino i piedi uno all'altro, è un po' più facile. Sposti il peso sul piede sinistro e inspirando fai scivolare in avanti il piede destro. Tutto il peso questa volta è sul piede destro. Espiri, inspirando, cominci a staccare il piede sinistro da terra. Cominci a raddrizzarti bene. Ombelico bene in dentro. Apri le spalle, ruota indietro l'anca di sinistra. E se l'hai fatto prima, distendi anche la gamba di sinistra. Espirando, fletti la gamba sinistra, fletti con controllo la destra,
Riporti il piede sinistro a terra. Allunghi con controllo indietro la gamba destra, tesa con il piede di taglio. Ancora, apri bene il petto. Espirando, sciogli la posizione delle mani. Porti le mani a terra, appoggi il ginocchio destro sul pavimento. Inspirando, ti sollevi, mani in preghiera davanti al petto. Inspiri, espirando, ruoti verso sinistra. Porti le mani in preghiera davanti al petto, se l'hai fatto prima, distendi la gamba posteriore. Tieni il bacino squadrato, ruota in mezzo alle scapole. Apri bene il petto, lascia il collo morbido con le spalle lontane dalle orecchie. E da qui espirando, porti le mani a terra. Fai scivolare indietro la gamba di sinistra, il piede diventa di taglio, ruota sul fianco sinistro. Come prima, piedi uno davanti all'altro o sovrapposti, nella variante più facile, ginocchio sinistro a terra. E ancora, inspirando, allunga il braccio destro in alto. Fai stasana, la tavola laterale. Spingi su bene il bacino, fascia forti, anche le dita delle mani sono attive. E poi espirando piano piano scendi, riporti il piede destro a terra, allungati nel cane giù. Sollevi in alto la gamba di sinistra, fletti il ginocchio, lo porti al petto e poi ruoti e porti il ginocchio in direzione del gomito destro, poi distendi la gamba, il piede di taglio, l'altro piede ruota per portare la pianta a terra parallela al taglio corto del tappetino, inspirando. Distendi le gambe e sollevi il braccio destro in alto. Con l'espiro scendi la mano sul fianco, il bacino va verso terra, se riesci non tocca. Inspiri, ti sollevi. Espiri, scendi. Inspirando ti sollevi. Espirando scendi. Con l'ultimo inspiri ti sollevi. Espirando porti la mano destra a terra, il piede sinistro a terra e ancora ti allunghi nel cane giù stai. Mantieni le braccia e le gambe forti, senti che piano piano il tuo corpo si sta scaldando. Immagina il flusso del vinyasa come se fosse una specie di danza. E poi fletti le ginocchia, divarichi leggermente le gambe, avvicini gli alluci e ancora scivola in avanti col viso, i glutei indietro sui talloni, fronte a terra, braccia distese in avanti, ruota l'incavo dei gomiti verso l'alto. Tieni l'apertura del petto e stai. E continua a mantenere l'allungamento e continua a respirare. Se il tuo respiro è diventato come il mio affannoso, espira nel doppio del tempo in cui è inspirato, in modo da placare immediatamente i battiti del cuore. Stai. Rilassa e recupera. La parte iniziale dei vinyasa è quella un pochettino più dura, è la parte di radicamento, è la parte di forza sulle gambe, è quella che ti porta a sviluppare maggiore calore. Una volta passata quella, comincia la discesa. Sei ancora nel cane giù? Anzi, ritorni nel cane giù, perché dal bambino felice punti i piedi e inspirando, spingi bene il bacino verso l'alto. E da qui porta lo sguardo in mezzo alle mani. E ancora con due passi o un salto, porti i piedi uniti tra le mani. Inspiri, schiena concava. Espiri, viso verso le gambe. E inspirando, piano piano, ti risollevi, ti allunghi. Espiri. Pranamasana. Samastiti. Apri leggermente i piedi, ruota i tagli delle mani verso l'alto. Ritorna in posizione retta, controlla il tuo respiro. Senti il tuo corpo, chiudi gli occhi se non hai problemi di equilibrio, altrimenti mantieni sempre gli occhi aperti. Con il prossimo inspiro riapri gli occhi e ti prepari per entrare nella posizione dell'aquila, Gardasana. Sollevi in alto il braccio di sinistra. Il braccio destro passa sotto il sinistro e intorno. Il primo passaggio è avvicinare i dorsi delle mani. Se invece ce la fai, incroci i polsi e afferri il pollice della mano opposta. Se riesci, invece, i due palmi delle mani si fronteggiano. Allunga bene le braccia verso l'alto con le spalle basse. Inspira, espirando, affondi sulle gambe.
Sollevi la gamba destra e la porti sopra e intorno alla sinistra. Punta con le ginocchia a sinistra in modo da avere il bacino in asse. E piano piano affondi con le cosce, stai. Allunga bene le braccia verso l'alto, tieni le spalle basse, immagina di stringere bene i gomiti in avanti. Ombelico in dentro, il piede bene radicato a terra. Inspirando, tiri, sollevi. Espirando, sciogli. Parti le mani in preghiera al centro del petto. Distendi la gamba sinistra in avanti. E poi espirando piano piano, parti il piede sinistro indietro, ti sostieni con la gamba destra, tieni il bacino frontale, punta nuovamente il piede posteriore e apri il petto, nella posizione di Ganesh, Kapotasana. E poi inspirando, fletti, parti il piede sinistro per chi riesce in mezzolotto sulla coscia destra. Per chi non riesce, la pianta va all'interno della coscia. Per chi entra nell'albero, mani in preghiera, le braccia allungate su e si ferma. Per chi invece riesce ad entrare nel mezzolotto, mani in preghiera davanti al petto, inspira ed espirando piano piano scende, cercando di portare le mani a terra. Se hai bisogno, piega la gamba. Inspiri, allunghi ancora la colonna in avanti, espirando, scendi per portare il viso verso la gamba destra. E poi da qui inspiri, sollevi lo sguardo, che nell'albero continua a rimanere qui, che non è semplice come posizione da tenere a lungo. Sollevi il tallone destro, Supta Padmasana B. Piano piano fletti il ginocchio, fletti il ginocchio. Cammina con le mani indietro, fino ad andarti a sedere col perineo sul tallone. Cerca di stabilizzarti bene, le mani possono rimanere a terra, oppure si spostano piano piano sulle cosce, o se riesci si staccano e vanno in preghiera davanti al petto. Mantieni lo sguardo fisso ad un punto. E poi espiri, parti le mani a terra. Inspirando, tiri, sollevi. Espirando, viso verso le gambe, attivi la banda. Inspirando, pieghi se bisogna un po' la gamba portante. Mani in preghiera al petto per tutti. Espirando, sciogli, samstiti e rilassa. Ruota ancora i palmi delle mani verso l'alto, diverta le genunche, le gambe, ruota le spalle indietro, petto aperto, occhi chiusi. Respira. E poi riavvicini i piedi tra di loro per entrare nell'altro lato di tutta la sequenza. Sollevi in alto il braccio destro, il braccio sinistro lo fai passare sotto e intorno e ancora incrocia i polsi e cerca di portarti nella stessa posizione delle mani che hai tenuto prima. Inspiri, espirando, affondi sulle ginocchia. Questa volta è la gamba destra che si solleva e passa davanti e intorno alla sinistra. Aggancio se riesci da dietro. Se non puoi, puoi anche tenere il piede a terra, il piede destro. Punti le ginocchia a sinistra ed espirando, affondi. Con un velico bene indietro. Immagina di spingere i gomiti in avanti con le spalle basse. Sollevare via via le mani verso il cielo. E poi da qui, inspirando. Sollevi, parti le mani in preghiera davanti al petto, distendi la gamba destra e poi espirando la gamba destra scende e punta indietro mentre sposti tutto il peso sulla gamba sinistra. Ridistendi il piede destro, mantieni il bacino frontale, apri le spalle indietro. Inspirando, tiri, sollevi, fletti la gamba destra, come prima, o porti il piede destro in alto nella coscia, se non puoi anche più in basso, l'importante è che non stia sul ginocchio, mani in preghiera o braccia distese, chi l'ha fatto prima, piede destro in mezzolotto sulla coscia sinistra. Chi è nel mezzolotto, punta bene il ginocchio verso terra in modo da aprire le anche, mani in preghiera al centro del petto, inspiri, espirando, piano piano, se puoi, allunghi per portare le mani a terra. Se bisogna ancora, piega il ginocchio di sinistra. Inspiri, crei spazio nella colonna vertebrale. Strizza l'ombelico in dentro e allungati verso terra. Inspiri, ti risollevi, cammini in avanti con la punta delle dita delle mani. Sollevi il tallone sinistro e con controllo fletti la gamba. E ti porti a sedere col perineo sul pallone sinistro. Cammini con le mani indietro.
Mantieni lo sguardo fisso in punto e prova, come prima, a tenere le mani lì o sollevarle sulle ginocchia o provare a staccarle e mantenerle in preghiera davanti al petto. E poi rifatti le mani sul pavimento, inspirando, ti risollevi, espirando, viso verso la gamba, con controllo, attivi i muscoli, muscoli perineali, se bisogna fletti la gamba portante, inspirando, mani in preghiera al centro del petto davanti a tutti, e espiri, sciogli, stamattina. E ancora ruota i palmi delle mani in avanti, ruota le spalle indietro, apri bene il petto, chiudi gli occhi e stai. O tieni gli occhi aperti e stai. Respira, rilassa, recupera. E poi da qui, inspirando, io mi porto un po' indietro perché sono troppo in avanti. Allunga le braccia verso il soffitto. Sollevati sulla punta delle dita dei piedi. Stringi le ginocchia una all'altra e piano piano fletti le ginocchia per portare il bacino verso il basso. Accovacciati bene fino a portare i glutei sui talloni. Mani in preghiera al centro del petto. Inspiri, espirando, porti le mani a terra alla tua destra, vicino alla coscia. Le braccia, le mani, le braccia sono parallele. Sposti la coscia destra a contatto con il braccio di sinistra. Sposti il baricentro in avanti, appoggi la testa a terra e inspirando stacchi il bacino. Se riesci, sollevi la testa da terra. Espirando, riporti i piedi sul pavimento, inspiri e ritorni. Sei sempre sulla punta delle dita dei piedi. Inspiri, espirando, sposti le mani verso sinistra. Sono tra di loro parallele e questa volta il braccio destro è a contatto con la coscia sinistra. Inspiri, espirando, comincia a scivolare verso terra e verso sinistra. Sollevi il bacino, appoggi la testa a terra e stacchi i piedi da terra. E come prima, se puoi, sollevi ancora la testa. Espiri. Riporti i piedi sul pavimento, inspirando, porti le mani a terra, distendi indietro la gamba sinistra e poi la gamba destra e ancora cali giù. Allungati. E poi porta le ginocchia a terra. Avvicina gli alci, apri bene le ginocchia verso l'esterno, balasana, allungati con la fronte a terra. Ruota l'incavo dei gomiti verso l'alto, spingi bene l'ombra di più mentre stai. Respira. Rilassa. E poi da qui, inspirando, sollevi lo sguardo. Ti porti in quadrupedia. Punta i piedi, espiri, inspirando, cane giù. Sollevi in alto la gamba destra. Con un lungo slancio porti il piede destro tra le mani. Il piede sinistro è di taglio, affondi bene con il bacino a terra, lo tieni con le anche bene squadrate e inspirando sollevi le braccia verso l'alto per entrare nel guerriero 1. Mantieni i palmi delle mani ruotati indietro, spingi bene il tallone posteriore a terra, strizza bene l'ombelico in dentro e inarca solo la parte alta della schiena. Stai. Recupera. E rilassa. E poi espirando, porti le mani a terra. Inspirando, distendi la gamba destra. Avvicina un pochettino i piedi l'una all'altra. Vajratanasana, intenso allungamento sul lato. I talloni sono allineati, il piede posteriore al tallone che spinge indietro in modo tale che riesce a portare in avanti l'anca che gli corrisponde. Inspiri, apri il petto, immagina di sollevare la testa e avvicinare le scapole. Con le cosce forti, se non ce la fai, piega la gamba davanti, cammini con le mani in avanti fino ad avvicinare con il viso alla tibia. Respira. E poi inspirando, ti risollevi, fletti leggermente la gamba destra. Inspirando, ti raddrizzi e intrecci le dita delle mani dietro la schiena. Apri bene il petto. Inspiri ancora con il bacino frontale affondi sulla gamba davanti.
Nella variante più facile appoggi la spalla al ginocchio e lasci andare la testa. Se invece vuoi, apri il ginocchio leggermente verso l'esterno e piano piano affondi sempre di più per portare il viso verso terra. Inspirando, tiri sempre. Espirando, chiudi la punta del piede destro interno all'interno. Tieni le dita dei piedi puntate in avanti, inspiri, apri le braccia. Espiri, porti le mani sui fianchi. Inspiri, apri il petto. Espirando, scendi. E vai a portare le mani a terra, sulla linea dei tuoi piedi, oppure più avanti se non riesci. Inspiri, allungati. Espirando, scendi e porti la testa a terra in mezzo alle tue mani. Chiudi bene i gomiti in modo da avere i gomiti paralleli tra di loro. E poi inspirando tiri, sollevi, porti le mani sui fianchi, inspiri, ti raddrizzi, espirando apri la punta del piede destro, entri nel goliro 2, passolo di passaggio, porti le mani a terra, fai scivolare indietro la gamba destra e da qui fai un Vinyasa Chaturanga. Ultima volta inspiri, abdomi che espiri, allungati bene. Respira. Inspirando, sollevi in alto la gamba di sinistra. Con un lungo passo, porti il piede sinistro tra le mani. Il piede destro è di taglio. Con il bacino frontale bene radicato a terra, stacchi le mani dal pavimento e inspirando, allunghi le braccia verso l'alto. Provate i palmi delle mani indietro, inspira, espirando, affonda. Stai con l'ombelico bene indietro, inarca la parte alta della schiena, ma tieni le spalle lontane dalle orecchie. Espirando, da qui parti le mani a terra, distendi la gamba sinistra. Avvicina un pochettino i piedi, ma tienili abbastanza distanti uno dall'altro. Il piede posteriore punta in avanti, il tallone posteriore spinge indietro in modo che l'anca destra vada in avanti. Il bacino stia ancora ben allineato. Inspirando, ruota le spalle indietro, allunga bene la colonna. Espirando, affonda sulla gamba sinistra, cosce fortissime. Se bisogna, piega la gamba davanti. E poi, inspirando, tiri sollevi flettendo la gamba di sinistra. Intreccia le dita delle mani dietro la schiena, Shirshambhustha Yogasana. Inspiri, apri bene il petto. Espirando, affonda sulla gamba sinistra. Ancora, spalla sul ginocchio e lascia andare la testa. Se invece vuoi, apri il ginocchio sinistro verso l'esterno, spingi bene sul tallone posteriore e scendi fino a portare la testa verso terra. Inspiri, ti risollevi, distendi la gamba da sinistra. Chiudi la punta del piede sinistro all'interno, sciogli la posizione delle mani. Porti le mani sui fianchi, hai i talloni sulla stessa linea. Inspiri, apri il petto, espirando, piano piano scendi. Riporti le mani a terra. Inspiri, schiena concava, braccia tese. Espirando, piega i gomiti per avvicinare la testa verso terra e intanto sposta le mani. Aggancia gli alluci con la presa indice medio e pollice che chiudono ad anello il tuo alluce. Oppure se vuoi afferri l'esterno dei piedi, oppure passi intorno alle caviglie e ti afferri i talloni. E ancora, scendi con la sommità della testa a terra. Gambe fortissime, spingi bene il coccige sull'ombelico in dentro. E poi inspirando sciogli, mani a terra, inspiri, schiena concava, braccia tese, espiri, mani ai fianchi, attiri una banda, inspirando, tiri, sollevi, espiri, sciogli, guerriero due di passaggio, mani a terra, Vinyasa, Chaturanga, Urdhva Mukha Svanasana, inspiri, Adho Mukha Svanasana, espiri, allungati. E da qui piano piano ti porti con le ginocchia a terra. Entra nella posizione di Marjariasana, la posizione del gatto e della mucca, anzi, anche tutte e due. Con le braccia tese e le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche, inspirando, butta il coccige in alto. L'ombelico verso terra, ruota le spalle indietro, avvicina le scapole, apri il petto, solleva lo sguardo. Fai dei movimenti lenti ma controllati. Espiri il coccige in avanti, l'ombelico alla colonna. Spingi le mani a terra, stacca le vertebre una dall'altra con le spalle lontane dalle orecchie. Inspiri, apri. Espiri, chiudi.
Inspiri, apri. Espiri, chiudi. L'ultima, inspiri, apri. Espiri, chiudi. Ritorna in posizione neutra. Appoggi a terra l'avambraccio di sinistra, tenendolo parallelo all'altro lato del tappetino. Mantieni a terra bene il piede destro, se vuoi puntalo, se no di dorso. Inspirando, stacchi e sollevi la gamba e il piede sinistro da terra. Spingi bene sull'avambraccio sinistro e stacchi la mano destra, vai ad afferrarti la caviglia. Espiri, inspirando, comincia a spingere il piede verso l'alto. Ma sposta l'inarcatura della schiena nella parte frontale del petto, spingendo bene il petto in avanti. Espirando, sciogli, ti riporti in quadrupedia, sposti il bacino verso destra e verso sinistra per allentare ogni tensione, scaricare la fatica. E da qui porti a terra la mano destra, l'avambraccio parallelo ancora al tappetino, il piede sinistro a terra di dorso o puntato e sollevi in alto il braccio destro e la gamba destra, scusate. Stacchi la mano sinistra da terra, ti allunghi, vai ad afferrare la caviglia, inspirando, il piede comincia a puntare in su, l'altra destra spinge in avanti ma sposta il peso in avanti, ruota bene le spalle indietro, devi sentire le scapole che lavorano. Espirando, piano piano scendi, riporti la mano sinistra e la mano destra a terra, sposti le ginocchia un pochettino indietro. Pieghi, pronti, e ti porti con l'addome completamente a terra. Sovrapponi le mani, franche sui dorsi, alzi i piedi verso l'esterno e respira e rilassa. Cerca di recuperare. Ah, beh, no, ancora mezz'ora, dai. Pensavo peggio. Pensavo che mancasse meno. Da qui ti prepari per entrare nelle tre varianti del cobra, della posizione della Bhujangasana. Hai le gambe distese con i dorsi dei piedi a terra, la fronte è sul pavimento e le mani sono a terra sotto le spalle. Immagina di allungare la punta dei piedi bene a terra, di spingere il pube a terra. Le fasce sono forti perché i glutei, in realtà, almeno per la prima parte della posizione, devono rimanere morbidi. Ruota le spalle indietro, avvicina i gomiti uno all'altro. Espiri, inspirando. Sollevi testa, spalle, torace, stacca leggermente le mani da terra, stai. Uno, dorsi dei piedi a terra. Due, immagina di spingere il petto in avanti. Tre, pube spinge a terra. Quattro, cinque, distendi le braccia indietro, intreccia le dita delle mani. Le mani vanno verso i piedi ma si staccano dai glutei. Ancora uno, due, lavora bene con la muscolatura dorsale. Tre, 4, fasce forti, pube a terra. Al 5 solleva anche le fasce da terra, se riesci tenendo i piedi separati. 1, 2, 3, respira. 4, al 5 inspiri, respirando sciogli la presa delle mani, porti i piedi a terra, sovrapponi i palmi delle mani e appoggi la guancia sinistra sui dorsi delle tue mani e rilassa. Se bisogna, muovi il bacino verso destra e verso sinistra. E se senti degli scricchioli nella schiena, sono solo le vertebre che cominciano a muoversi. Non è niente di pericoloso, anzi, la colonna vertebrale, quando è flessibile, scricchiola, scrocchia. Preparati da qui per entrare nel cobra completo. Fronte a terra. Mani sotto le spalle. Dorsi dei piedi a terra, gambe leggermente divaricate. Ancora, ruota le spalle indietro, avvicina i gomiti, espiri. Inspirando, con il pube a terra e le cosce forti, ma i glutei morbidi. Inspirando, comincia a sollevarti. Non è importante che tu distenda le braccia, è molto più importante che i gomiti stiano vicini al corpo e che le spalle ruotino indietro. Il pube sta bene a terra. Senti la spinta del petto in avanti, deve essere prepotente, come un cavo ti devi aprire. Dorsi dei piedi forti, cosce forti, mantieni allungata le vertebre della nuca.
Solo se riesci, ruoti bene le spalle indietro, sollevi lo sguardo e piano piano cominci a buttare la testa indietro. Ed espirando, piano piano scendi. Una vertebra alla volta. Ancora sovrapponi i palmi delle mani e questa volta porti la guancia destra sulle mani e muovi il bacino in un senso e nell'altro, stai rilassa. Fronte a terra, fronte le mani, punta i piedi, inspirando ti porti in quadrupedia e da qui scivoli indietro per portarti sulle ginocchia e per entrare nella posizione di Ustrasana, che è la posizione del cammello. Sono i fianchi sono a terra, i piedi possono avere il dorso sul pavimento oppure un pochino più facile se li punti e sollevi i talloni. Porti le mani sui fianchi, ruoti le spalle indietro, spingi il petto in su. L'unica cosa che non vorrei che voi faceste è questa, di andare troppo indietro andando a pressare le vertebre lombari. Quello che devi fare è cercare di mantenere il tuo bacino in linea con le ginocchia e creare spazio nella parte alta della colonna vertebrale, come se volessi portare lo sterno verso il soffitto. Puoi rimanere qui, chi invece è più flessibile fa scivolare le mani sui piedi, ma mantiene questa spinta delle cosce in avanti. Nel petto verso l'alto, ruota le spalle indietro e sta. È una posizione in cui le cosce rimangono molto forti e non devi sentire fastidio alla zona lombare. Qualunque sia la posizione che hai preso, cosce forti ti dai una spinta, inspirando, ti sollevi e porti le mani a terra. Cammina leggermente indietro con le ginocchia e da qui strisci in avanti con le braccia. Braccia parallele, palmi delle mani a terra, i gomiti ruotano sempre verso l'alto in modo tale che la schiena sia dritta. E piano piano scivoli per portare la fronte a terra. Se riesci a portare la fronte, porti il naso. Se ce la fai, provi a portare il mento. Se riesci, strisci ancora più in avanti, avvicini le scapole, porti il petto. E stai. E poi da qui, inspirando, ti risollevi, vieni con le mani indietro. Fai scivolare le gambe di lato. E ti sdrai sulla schiena. Tutto questo lavoro è stato fatto per entrare nella posizione di Urva Dhanurasana, l'acqua, che è quello che normalmente chiamiamo ponte. Se non te lo senti però puoi fare il mezzo ponte. La schiena è a terra in entrambe le posizioni, le ginocchia sono flesse e i piedi sono vicini ai glutei. Piedi e ginocchia sono parallele. Nel mezzo ponte le braccia sono lungo i fianchi con i palmi a terra. Espiri, inspirando, spingi sulle mani e sui piedi e mentre il pube ruota verso l'alto, immagina di schiudere quasi le anche verso l'esterno. E piano piano sposti il peso sulle spalle, le ruoti indietro, apri bene il petto, puoi rimanere qui oppure puoi intrecciare le dita delle mani e spingere con le mani a terra, mentre piano piano cerchi di aprire al massimo il petto. Quando sei stanco, piano piano scendi e riparti la schiena a terra. Continua a lavorare su questa posizione. Chi invece volesse entrare nel ponte, gambe identiche, allunghi le braccia indietro, fletti i gomiti e porti le mani a terra, in linea con le tue orecchie. Cerca di tenere i gomiti chiusi. Espiri, inspirando, spingi il bacino verso l'alto. Poi spingi contemporaneamente sui piedi e sulle mani. Stacchi la testa da terra, il bacino va su. Lascia cadere il bacino leggermente indietro, come se volessi sculettare. E poi avvicini un po' i piedi, cosce forti e piano piano provi a distendendo anche le braccia. E poi espirando, fletti, metto al petto, riparti la nuca a terra, riparti la schiena a terra per tutti, ginocchia flesse e le porti verso il tuo petto. Tira le vene in modo da mantenere anche l'ombelico bene dentro la colonna. Rilassa e respira.
Poi ruoti sul fianco destro, porti la mano sinistra a terra e inspirando ti sollevi, distendi le gambe ed entriamo nella torsione. Si vede ancora? Penso di sì, va bene. Non era nessun messaggio di panico da mancanza di connessione. Da qui fletti la gamba sinistra, porti il piede all'esterno della coscia destra, mantieni la mano destra a terra, sollevi in alto il braccio di sinistra, entriamo in una torsione per riportare in posizione di equilibrio la colonna vertebrale. Espiri, ruoti indietro, la mano sinistra e la porti a terra. Con il braccio destro, il gomito appoggia il ginocchio, la mano va sulla fascia, inspirando, raddrizzi la schiena, ruoti indietro la spalla di sinistra e porti lo sguardo alla spalla sinistra. Ma mentre ruoti verso sinistra, immagina che la anca di sinistra voglia andare verso destra, in modo che il bacino sia sempre frontale. Inspiri, ritorni con lo sguardo centrale, espirando sciogli e entriamo dall'altro lato. Fletti la gamba destra, la porti all'esterno del piede sinistro, sollevi in alto il braccio di destra, inspiri, espirando lo porti a terra dietro di te. Con la mano sinistra avvolgi la coscia destra, il gomito in prossimità del ginocchio, la mano sulla coscia, piede sinistro a martello, inspiri, raddrizzi la colonna, espirando, ruota bene dietro, apri te. Spingi lo sterno in alto e intanto l'anca destra va verso sinistra. Respira, rilassati. Inspirando ti raddrizzi, espirando sciogli, distendi entrambe le gambe. Vediamo quanto va. Ah, guarda, siamo bravissimi con tempi oggi, incredibile, io sforzo sempre. Distendi le gambe davanti a te, ti prepari per entrare in Jhana Shirshasana. Fletti la gamba destra, porti il piede destro all'interno della coscia sinistra. Se riesci il tallone è bene vicino al gluteo, se non riesci il piede può andare anche più avanti, verso il ginocchio, verso il polpaccio. O se ti facesse particolarmente male il ginocchio, come forse vi ho già detto, puoi distendere la gamba lateralmente e va bene tanto quanto. Scegli tu la posizione che preferisci. Inspirando, distendi in alto le braccia. Apri bene il petto, inarca la parte alta della schiena ed espirando, allungati in avanti. Vai ad afferrare quello che puoi, potrebbe essere il polpaccio, ma forse è meglio a questo punto portare le mani a terra, ruotare le spalle indietro e flettendo i gomiti indietro avvicinare il petto e la pancia alla coscia. Se invece hai afferrato il piede, tieni il piede e continui ad allungarti in avanti. Mantieni il quadricipite sinistro forte, l'anca destra va verso sinistra. Apri bene il petto, spingi lo sterno in avanti, stai, rilassa. E poi inspiri, ti raddrizzi, espirando sciogli. Pieghi la gamba sinistra, entriamo nell'airone, Kramchasana. Tieni bene il piede destro con il tallone vicino al perineo per non farlo scappare. Mantieni la spinta del ginocchio destro verso terra e tutti e due gli ischi sul pavimento. Fletti la gamba di sinistra, afferri bene il piede con entrambe le mani. Raddrizza la colonna portando già le spalle indietro. Spingi l'ombelico in dentro, inspirando, sollevi il tallone sinistro. La tibia può rimanere parallela al pavimento. Se invece riesci, piano piano la distendi. La distendi verso l'alto e altrettanto lentamente cominci a portare il piede verso l'alto. I gomiti si piegano in avanti. Puoi mantenere la presa del piede. Se riesci, vai ad afferrare il polso della mano destra. Espirando, fletti. Entriamo nell'avanzamento della posizione che abbiamo fatto l'altra volta. Spingi bene il ginocchio sinistro indietro. Poi ritorna in posizione neutra, riporti il piede a terra e distendi in avanti la gamba destra in modo da mantenerti più stabile. Il tallone spinge a terra, sollevi nuovamente il piede sinistro, lo spingi indietro, mantieni la presa con la mano destra e porti bene il ginocchio sotto la spalla e porti la mano a terra. Mani sul pavimento e ancora la gamba sinistra stringe bene il braccio che sta a terra. Sollevi il bacino e sollevi anche la gamba destra.
Poi puoi provare a piegare la gamba e incrociare le ginocchia, le caviglie. Solo se ce la fai, le fai scivolare di là. E poi, inspirando, ti riporti seduto, ridistendi le gambe e ti prepari per l'altro lato. Fletti la gamba di sinistra ancora, già non ci sciavano. Tallone al perineo o quello che puoi. Coscia destra forte, cerca di mantenerle anche sulla stessa linea, allunga le braccia verso l'alto. Ombelico in dentro, inspiri, inarchi la parte alta della schiena, devi sentire sempre le scapole che spingono una contro l'altra. Espirando, allungati davanti e come prima, o afferri il piede o porti le mani a terra. Ruota le spalle indietro, spingi i gomiti indietro e ti allunghi in avanti. Se hai afferrato il piede, utilizza la presa con la forza delle braccia, ti allunghi in avanti. Devi immaginare di portare la pancia sulla coscia, il viso verso la tibia. Ombelico bene in dentro, quadricipite destro forte, mantieni, rilassa, respira. Sono le posizioni di rilassamento queste. Stai. Immagina di spingere l'ombelico sulla coscia destra. Inspiri, ti raddrizzi, espirando sciogli, fletti la gamba destra, porti il piede destro a terra. Il tallone sinistro si appoggia al perineo. Il ginocchio sinistro spinge bene a terra e in avanti e i glutei sono entrambi sul pavimento. Afferri il piede destro con entrambe le mani, raddrizzi bene la colonna, apri il petto, stacchi il tallone da terra. Rimani qua oppure prova a distendere la gamba. Inspiri, espirando se riesci, fletti i gomiti e cominci a portare il piede verso l'alto. Mantieni la presa del piede o, come prima, afferri il polso di sinistra questa volta. E poi espirando, togli la presa, afferri il piede con entrambe le mani e cominci a tirare il ginocchio indietro, sotto l'ascella. Mentre il ginocchio va indietro, il lato destro del torace ruota in avanti. Espirando scendi, Ceci vieni anche tu. Distendi la gamba di sinistra, è la mia yogini, è brava, è la mia nipotina. Sì, anche loro lo fanno, vieni anche tu. Sollevi la gamba destra, afferri il piede con la mano di sinistra e piano piano porti la spalla destra sotto il ginocchio destro, per quello che puoi. Mano a terra, mano destra, poi mano sinistra. Con la gamba di destra strizza bene il braccio destro. Sollevi il bacino da terra, sollevi il piede sinistro. Se riesci, accavalli le caviglie, le incroci. E se riesci, fai scivolare le gambe di lato. E poi espirando, riporti il bacino a terra, ridistendi le gambe e ti prepari per entrare in Paschimottanasana, l'intenso allungamento dell'ovest, della parte dietro, perché lo yoga si pratica con il viso rivolto ad est, rivolto sempre al sole nascente, all'energia che nasce. Sposta bene i glutei in modo da sederti sugli ischi. Allunga le braccia verso l'alto. Inspiri, inarca la parte alta della schiena, strizza l'ombelico in dentro, espirando, muoviti dal bacino e ti allunghi avanti. Prova ad andare ad agganciare gli alluci, sempre con la stessa presa, indice, medio e pollice. Ruota le spalle indietro, inspiri, apri il petto, espirando, allungati. È sempre la pancia che va sulle cosce, in modo morbido, le spalle ruotano indietro in modo che il collo sia rilassato, il petto va sulle ginocchia, il viso va verso le tibie. Se questo fosse impossibile, non curvate la schiena in questo modo pur di arrivare con la testa verso le ginocchia, ma piuttosto piegate le gambe, tenetele parallele, chi è in Paschimottanasana ci rimane e continua a starci, afferri l'esterno dei piedi con le mani, ombelico in dentro, coccio e giù fuori, ruota le spalle, apri il petto e appiccica la pancia alle cosce. E stai qui. Poi col tempo, o magari anche subito la prima volta, i talloni strisciano in avanti, ma rimane il contatto tra pancia e coscia. La schiena si deve allungare, non si deve curvare. E poi da qui, inspirando, ti risollevi. Espirando, sciogli. Porta il tallone sinistro a contatto con il perineo.
il tallone destro davanti al collo del piede sinistro. Se questo fosse impossibile, incroci le ginocchia con le tibie che sono sovrapposte una all'altra. Allunga le braccia dietro la schiena, intreccia le dita delle mani. Inspiri, abbassa le spalle, apri il petto, espirando, comincia ad allungarti avanti. Tieni i glutei a terra. Cerca piano piano di portare la fronte sul pavimento, strizza l'ombelico in dentro. Stai. Ruota bene i femori, verso l'alto e indietro. Comincia ad aprire le anche. Inspirando ti risollevi. Espirando sciogli. Unisci la pianta dei piedi. Distanzia i piedi una quarantina di centimetri rispetto al tuo bacino. Inspiri, ruoti le spalle indietro, allunghi la colonna. Afferrando le ginocchia comincia ad allungarti in avanti. Afferrando le caviglie comincia ad allungarti in avanti. Puoi rimanere qui con l'idea di portare in avanti bene il petto. Se invece sei più elastico, le mani vanno sul dorso dei tuoi piedi, le dita delle mani si intrecciano davanti e ruotando bene sempre i femori indietro ti allunghi. Le braccia escono rispetto alle tibie e cerchi piano piano di portare la fronte a terra. Puoi rimanere in questa posizione e continuare a lavorare in questa posizione. Se invece ti è facile entrare in questa stessa posizione, entri in Baddha Konasana e i talloni questa volta sono molto più vicini al tuo bacino. Hai a contatto il taglio esterno dei piedi, la pianta ruota verso l'alto. Con le mani dietro ti aiuti ad avvicinarti ancora di più, a ruotare le spalle indietro, in modo tale che questo allungamento della colonna ti permetta di portare le ginocchia a terra. E devi sentire sempre che i femori ruotano bene verso l'esterno. Pollici nella pianta dei piedi, le altre dita stanno sul dorso. Inspiri, allunghi la colonna, espirando. Gomiti indietro, non incassare il collo nelle spalle, ti allunghi. Allungati, allungati, allungati. L'idea è quella di arrivare con l'ombelico spinto bene contro la colonna in modo da proteggere la parte bassa della tua schiena. L'idea è quella di arrivare a terra con la testa oltre i piedi. E poi inspirando tira drizzi, espirando sciogli, afferri l'alluce destro, l'alluce sinistro, sposti il peso indietro sugli ischi. Inspirando distendi e allunghi la gamba destra, apri bene la spalla destra, distendi e allunghi la gamba di sinistra, ruota bene le spalle indietro, apri bene il petto e stai. Se non ce la fai, piega le ginocchia, ma cerca di rimanere in equilibrio sugli ischi attraverso la spinta forte dell'ombelico a terra. E poi espirando, sciogli la posizione delle mani, allunga le braccia in avanti, stai. Strizza forte l'ombelico in dentro. Parti le mani in terra lateralmente, parti i piedi a martello e fai scendere piano piano i talloni verso terra. Ancora, inspira, allunga le braccia in alto, inarca la parte alta della schiena, espirando, scivola in avanti, intanto distendi le braccia, aprile in modo da andare ad agganciare gli alluci, ancora una volta con la presa indice medio pollice. I talloni spingono in avanti, le cosce ruotano indietro. Inspiri, apri il petto, butta il coccige in su e piano piano ti allunghi per arrivare con il viso verso terra. Spingi forte l'ombelico in dentro e stai. Corti, se attivi la parte frontale delle cosce, i quadricipiti, distendi i muscoli femorali. Inspiri, tira, drizzi, espirando, porti le mani a terra, sciogli, avvicini le gambe. E da qui, perfetto. Distendi le braccia in avanti, spingi forte l'ombelico in dentro e cerchi di scendere lentamente con la schiena a terra, piano piano, una vertebra alla volta. Stai. Porti le braccia lungo i fianchi e ti prepari per entrare nella posizione della candela. La posizione della candela non è raccomandata se hai problemi al collo, oppure per le ragazze non è raccomandata nei primi giorni del ciclo, come tutte le inversioni. Se puoi invece farla, vado più avanti perché sennò sbaglio sempre e non ho mai spazio, braccia lungo i fianchi. Inspirando, puoi piegare le ginocchia e le porti al petto.
Sollevi il bacino con uno slancio, spingendo con le mani in modo che le gambe vadano un pochettino indietro, con le ginocchia verso la fronte. Poi sposti la posizione delle mani e porti le mani sulla schiena. Le dita sono rivolte verso i glutei. Lentamente cominci a distendere le gambe verso l'alto. Cerca di posizionare le tue braccia in modo che siano in linea con le spalle. I gomiti non sono molto aperti, sono abbastanza chiusi, devono risultare paralleli. Mentre i piedi puntano in su, il bacino punta verso di te. Rilassa l'addome. Allunga la nuca e in realtà sei appoggiato sulla nuca, ma non sulle vertebre cervicali. Sei sulle spalle. Se senti tensione alle vertebre cervicali, solleva leggermente il mento. Respira con la pancia e chiudi gli occhi. Se ti dà fastidio mantenere gli occhi chiusi, punta lo sguardo ai piedi, ma ogni tanto prova a chiuderli, prova a non voler avere sempre il controllo di tutto. Mantieni la posizione, se non per migliorarla dopo i primi respiri, le mani scendono ancora di più verso la zona delle scapole. Respira. Non puoi immaginare quanto sangue stai apportando al viso, al cervello. Sangue ossigenato. Non puoi pensare quanta energia stai portando verso i tuoi chakrati. Inspirando, porti la gamba destra sopra la sinistra. Puoi mantenere i piedi vicini, oppure se riesci, come nella posizione di prima, agganci il malleolo sinistro con il piede destro. Ed espirando, fai scendere le gambe verso il viso, cercando di portare il ginocchio destro sulla fronte. Mantieni le mani sulla schiena. Inspirando, ti risollevi, sciogli e cambi. Accavalli la gamba sinistra sulla destra, piega tutte e due le ginocchia. Il piede sinistro, se riesci, va ad agganciare da dietro il modello destro. Inspira ed espirando, metti le ginocchia e cerchi di portare ancora una volta il ginocchio sulla fronte. Inspiri, ti raddrizzi. Espirando, distendi ancora le gambe in avanti e lentamente fai scendere le gambe tese indietro. Cerca di arrivare con i piedi a terra. Puoi tenere i piedi puntati con i talloni che spingono indietro, oppure puoi tenere i dorsi dei piedi a terra, scegli tu. Se i piedi non toccano il pavimento, le mani rimangono sulla schiena. Se invece i piedi arrivano a terra, puoi anche decidere di allungare le braccia sul tappetino e di intrecciare le dita delle mani. Ruoti bene le spalle indietro, in modo che le scapole si avvicinino, gambe tese, 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 in modo che le cosce siano bene lontane dalle orecchie. E rimani nella posizione di anasana, dell'aratro. Respira. E poi porti i palmi delle mani a terra e piano piano scendi con la schiena verso il pavimento. L'ombelico in dentro è forte, le mani spingono bene a terra in modo che la testa non si sollevi. Quando il bacino è vicino a terra, comincia a sollevare la testa. Spingi sui gomiti, sollevi il torace, mantieni le gambe distese in avanti, allunghi in alto il braccio di sinistra, allunghi in alto il braccio destro, mantieni lo sguardo ai piedi e stai nella posizione della Varkanasana. 1, 2, 3, 4, 5, piano piano, piedi a martello, con controllo, scendi con i talloni verso terra, scendi con la schiena verso terra, pieghi i gomiti e porti le mani sul pavimento, ti prepari per entrare nell'ultima posizione. La posizione di Matsyasana, una variante della posizione di Matsyasana. Mantieni le gambe tese, distendi le dita dei piedi. Le mani sono a terra, più o meno sotto i glutei. Le spalle ruotano bene indietro. Inspiri, espirando, comincio a buttare indietro la testa. E cerchi di arrivare con la testa verso terra. Ruota bene le spalle indietro, apri bene il petto, le mani scivolano bene sotto i glutei. Se riesci soprattutto a portare la testa a terra. E immagina di sentire la spinta ancora una volta in mezzo alle scapole. E poi piano piano fai scivolare la nuca a terra. Apri i gomiti verso l'esterno.
sciogli la presa delle mani, distendi le braccia lungo i fianchi e cominci a entrare in quei piccoli movimenti che ti porteranno alla posizione finale, la posizione di Shavasana, del rilassamento. Divarica leggermente le gambe, solleva la gamba destra e immagina di allungarla un pochettino in avanti, sollevi la sinistra e la allunghi in avanti. Porta le mani sotto il bacino, inspirando, sollevati leggermente e allunga l'osso sacro, come se volessi ruotare le cresti liache indietro. Allunga la colonna, porti le mani sotto la nuca, dietro la nuca, sollevi leggermente la testa in modo da allungare le vertebre cervicali e poi porti la nuca a terra. Allunga le braccia lungo i fianchi, ruoti i palmi delle mani verso l'alto. Fai un inspiro profondo dal naso ed espirando piano piano lasciati andare. Inspira ancora profondamente, espirando lasciati andare. Fallo un'ultima volta, inspiri dal naso, espira e lasciati andare. Mantieniti con gli occhi chiusi, segui la mia voce e cerca con ogni respiro di rilassare completamente tutto il tuo corpo. Ti rilassi e senti che tutta la muscolatura sta diventando morbida. Senti le cosce che si rilassano, la muscolatura delle cosce che sembra attratta dalla forza di gravità verso il pavimento. Senti come il rilassamento passi dai talloni ai polpacci, ai glutei. Tutte le tue gambe sono morbide, rilassate a terra. Rilassa l'addome. Senti il respiro all'interno dell'addome. Senti il movimento delicato dell'ombelico che si solleva ogni volta che inspiri. E si abbassa ogni volta che espiri. Senti l'articolazione, le articolazioni del bacino che si lasciano andare. Senti la schiena morbida a terra, dalla muscolatura più profonda, quella che corre intorno alla colonna vertebrale, a quella più superficiale, i quadrati dei lombi, i muscoli dorsali, i trapezi. Immagina le vertebre, immagina di visualizzarle dal coccige alla nuca. Percepisci lo spazio tra una vertebra e l'altra. Passa dalle vertebre cervicali alla nuca e da qui rilassa tutta la testa, le orecchie, la fronte, la pelle del viso. Lascia che gli occhi affondino nelle cavità oculari. Rilassa le labbra, il mento. Rilassa i lati del collo, la gola. Prendi consapevolezza del respiro nella tua cassa toracica. Senti il rilassamento che scivola nelle braccia, dalle spalle alla punta delle dita delle mani. Senti il contatto dei dorsi delle mani con la terra.
energia nei palmi delle mani. E prova a percepire lo stato di generale abbandono e rilassamento di tutto il tuo corpo. Uno stato di gioia, di serenità che ti pervade. Lo stato di centratura della tua mente. Prendi ora la risoluzione di uscire da questo stato di rilassamento profondo ma consapevole. Inspira profondamente e nell'espiro ricomincia a sentire il tuo corpo nella sua totalità. Senti il tuo corpo fisico nel peso, nel contatto con la terra. E lentamente incomincia a muoverti. Inizia a muovere i piedi, le mani. Muovi delicatamente le gambe, le braccia. Ruota la testa verso destra, verso sinistra. Inspirando, distendi le braccia oltre la testa. Crea spazio con l'inspiro dalle mani ai piedi. E nell'espiro porti le ginocchia al petto, le abbracci, dondoli leggermente sul sacro e poi ti lasci cadere sul fianco destro, in posizione fetale, con gli occhi ancora per qualche istante chiusi. Aiutandoti con la mano sinistra, inspirando ti risollevi, ritorna in una posizione comoda, con la schiena dritta, prova a mantenere ancora gli occhi chiusi. Unisci i palmi delle mani davanti al petto. Concluderemo la pratica cantando per una volta il mantra Om, seguito da un mantra di invocazione che vuole appunto chiedere la pace, la salute, la felicità per tutti. Le parole di questo mantra, se volete cantarle con me, sono Loka, Samasta, Sukhino, Bhavantu. Inspiriamo profondamente dal naso. Shanti, shanti, shanti. Namaste, grazie a tutti per aver partecipato. Grazie ancora per essere stati con noi. Grazie ancora per aver praticato. Spero che anche questa pratica vi sia piaciuta. Poi sapete che tutte le nostre attività rimangono registrate, perciò se volete potete continuare a farle. Noi cerchiamo di condividere con voi il tempo libero, perché ne abbiamo tanto. Ricordatevi che c'è l'elenco di tutte le attività nel programma, sempre della nostra pagina. Per questo weekend sono previste attività anche tra le più svariate, come la cucina e il teatro. Io sono felice di avervi avuto qui con me, ma sono felice anche di essere stata lì con voi. Spero che mi abbiate sentito, io ho sentito la vostra energia e ne sono molto felice. Perciò vi auguro una buona giornata, cercate di mantenervi attivi, cercate di mantenervi di buon umore. Ci vediamo venerdì prossimo ancora con la pratica di yoga delle 17 e vi auguriamo buona Pasqua. Io, la mia famiglia che ha girato per casa e tutti noi. Un bacio grande e ci vediamo
con me giovedì prossimo e con gli altri per tutta la settimana. Ciao a tutti!